Pullman. Il nostro non sapere non significa che nell'eterno presente non esista il perché di ogni evento. Noi viviamo nella pianura della condizione umana. Immaginiamo di trovarci in cima ad una montagna e di vedere giù nella valle snodarsi una strada tortuosa. Lontano a sinistra vediamo un pullman che avanza e poi improvvisamente precipita in una scarpata. A destra, sempre lontano nella pianura, vediamo una stazione dove la gente sta aspettando il pullman. Nei fotogrammi in cui il pullman precipita nella scarpata, noi già sappiamo ciò che i viaggiatori che attendono il pullman ancora ignorano e, rispetto a noi, sapranno dopo un certo tempo. Noi invece, che ci troviamo sulle vette delle visioni superiori, abbiamo in contemporanea la visione della causa e dell'effetto. Ecco il nostro non sapere. Nella pianura della condizione umana non possiamo avere la visione dell'eterno presente e quindi in contemporanea della causa e dell'effetto di ciò che avviene. Noi infatti sperimentiamo la vita umana nel momento in cui abbiamo un corpo fisico. È una vita di eventi creati da effetti e da cause che si sono mosse in altre incarnazioni e da cause ed effetti che si muovono nell'incarnazione che si vive. Ma nella realtà questo rincorrersi di cause ed effetti non ha tempo, perché la realtà è eterno presente.